Hai verificato che... Girano i numeretti? Girano. Okay. Bene, come le nostre palle? Esattamente, anche di più. Vieni, fai, avanza. Prendi bene, inquadra bene. Ci siamo? Questa è la terza querela nel giro di 6 giorni. Tra lunedì e oggi abbiamo fatto lunedì, mercoledì e venerdì. Eccoci qua. Sabato, domenica e oggi, lunedì. Oggi è sabato, no. Ti ritira lunedì, per bambini. Lunedì, mercoledì e... no, lunedì. No, anzi, martedì, giovedì e sabato. Ecco qua, finalmente ci siamo arrivati. Allora, che cosa è? Questa è la terza, deposizione di querela contro la Casaleggi Associati SRL e il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Facciamo vedere. Associazione culturale. Ai nostri cari amici, perfettamente in buona fede e totalmente ingenui, che hanno aderito nel corso degli anni a questa associazione o queste associazioni, che non si sa bene esattamente come e quando siano perché ci sono varie versioni, quello che è importante di far capire loro è che purtroppo nella loro speranza di azione e di rivoluzione, ma che speranza hanno programmato, era già no programmato. Parlo dei cittadini che in buona fede che i cittadini in buona fede hanno aderito a questa accogliazza di gentaglia in perfetta buona fede, pensando di essere lì pronti per fare la rivoluzione e cambiare tutte le carte in tavola e le motivazioni politiche che oramai degeneravano e quant'altro. In realtà poi sono caduti dalla padella nella brace, perché sono caduti nelle mani o fra le fauci, meglio ancora, di questa gentaglia che dicevamo prima. Perché la possiamo chiamare gentaglia? Perché finalmente li abbiamo scoperti, cioè il re è nudo a questo punto. Il re è nudo tanto, che qui adesso non è inutile entrare nel dettaglio, ma poi andate sempre nel sito di albamediterraneo.com o Alba Mediterranea 1 e trovate tutto il materiale che vi occorre, anche le denunce in formato integrale, gli allegati, eccetera. E che cosa succede? Prima analisi, oltre a tutte quelle che abbiamo già detto, esaminiamo due punti. Primo, il cosiddetto codice etico. Il codice etico, in realtà, contrabbandato come tale, ma nei fatti e dalla forma e dal senso e dall'essenza della sua reale oggettiva forma, sostanza, è la l'estrinsecazione di un perfetto cosiddetto contratto di mandato mandato con rappresentanza. Cioè, che cosa è? È nel codice civile, a partire dall'articolo 1703 fino ai successivi addirittura 1762 e oltre, si parla di tutte le varie forme di mandato. Ecco, questo è un mandato con rappresentanza, cosiddetto mandato con rappresentanza, cioè praticamente è stabilito dal mandante, cioè in questo caso la Casaleggio Associati e l'associazione Beppe Grillo e Movimento 5 Stelle, qui si stabilisce che cosa può fare il mandatario, cioè l'eletto, e cosa non può fare, quali sono i suoi limiti, dove deve essere autonomo fino a che punto, e invece dove si deve fermare e attendere il placet del mandante, quello che in termine giuridico civilistico si chiama mandante, e cioè Beppe Grillo e il discendente attuale di Casaleggio. Mandante e co-trattino mandante. Allora, la campagna elettorale, appunto nel codice etico, si dice che la campagna elettorale ogni candidato dovrà, punto 2, gruppo politico, A, i consiglieri eletti dovranno, e poi B, non dovranno, e poi C, verranno decise a maggioranza assoluta, non si capisce da chi, no? Pure sono queste frasi, no, in cui non esiste il soggetto, no, impersonali, riflessive,
Che cazzo vuol dire? È la società per azioni. Certo. E poi, punto 3, programma e non statuto, il sindaco e gli assessori dovranno oppure porre in essere. E poi B, punto B, il sindaco e gli assessori saranno tenuti. E poi comma 4, cioè punto 4, comma B, sarà definita da Beppe Grillo e Gian Roberto Casaleggio in termini di organizzazione e strumenti di scelta dei membri. Cioè questo vuol dire, qui poi sono 25 obblighi di adempimento che devono fare gli eletti, che sta a dire l'esatto contrario di quello che è stabilito. I candidati, non gli eletti, a maggior ragione degli eletti. È chiaro. È certo. Perché se non ci fosse l'esca della candidatura, col cazzo che uno va a firmare. Certo, però questo diciamo è il comportamento da tenere per chi poi viene eletto. Esattamente. Certo. Viene ovviamente firmato nel momento in cui viene candidato. Questo la dice lunga, no, sulla coercizione che hanno i personaggi che si candidano con Beppe Grillo. Ma poi, qua per esempio la punto 9, comma B, sindaco, ciascun assessore, eccetera, 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 assume altresì l'impegno etico di dimettersi quando, con decisione assunta da Beppe Grillo e Gian Roberto Casaleggio, che chi cazzo sono? Non sono quelli che l'hanno eletto, sono i titolari presidenti delle due associazioni che gestiscono questa marmaglia di seredati, di senza detto. Nella voce di una diaconessa che lei va a sentire quello della parola dei morti, perché, capito? Che sono questi, Che c'entra? Che c'entra questa cosa? Ah, la diaconessa, la parola, non capivo. Vabbè, lui fa una specie di estremizzazione, no? Molto, molto profonda. Allora, tralascio, ecco, per esempio, il punto 10, comma, non c'è, è legittimato ad agire in giudizio per la corretta esecuzione di quanto qui contenuto ogni portavoce rappresentante eletto dal Ministero, e a ciò delegato da Beppe Grillo e Casaleggio. Cioè, portavoce. Ma che vuol dire? Cioè questo è un assurdo giuridico, è un assurdo logico, è un assurdo... No, logico ogni... no, non è un assurdo, vabbè, è la verità. È la verità, ma, ecco, è la verità. Ma nella logica esiste l'assurdità, sì. Logica, non l'assurdità comportamentale, che è un'altra cosa. Poi, la seconda, e quindi qui tutta una serie di motivazioni per cui in realtà quello che viene definito come codice etico, in realtà, come detto, è un rapporto di lavoro subordinato. Subordinato, sudditanza, è una sudditanza prima logica, poi filosofica e giuridica. È giuridica. Anzi, antigiuridica. Aspetta, la cosa più importante però avviene dopo, perché in seconda analisi sono andato a rintracciare l'atto di costituzione del Movimento 5 Stelle, che al comma 4, all'articolo 4, comma 5, eccolo qua, dice, testuali parole, gli eletti eserciteranno le loro funzioni senza vincolo di mandato. Oh cazzo, ma se lì c'è proprio un mandato... Inquadriamolo. C'è la sua... Fermo. Non solo mandato in termine teorico, ma mandato in senso proprio di corpus giuridico. Cioè qui c'è un contratto di mandato addirittura, non solo che non, cioè, in termine, capito, voglio dire, diciamo astratto, ma in termine concreto, qui c'è proprio il come atto allegato alla denuncia, questo atto di costituzione del partito del Movimento 5 Stelle, e che dice che non è vincolato a nessun mandato, quando in realtà abbiamo visto che è un contratto a tutti gli effetti di mandato d'agenzia. Ma aspetta, la cosa più grave è che in questa storia questi signori continuano ad affermare che non c'è sudditanza. E invece abbiamo visto che addirittura questa sudditanza c'è, cioè, in capo addirittura a due gruppi industriali e comunque a società pubbliche, registrate a registri pubblici. E qui abbiamo appunto questo Davide Casaleggio, che detiene oramai il 60% delle azioni della Casaleggio e Associati SRL, in cui non c'è più Sassoon, che ha ritenuto di buon gusto andarsene, ma c'è tutta una serie di personaggi a cui gli eletti, i rappresentanti del popolo, quindi assessori, consiglieri, sindaci e anche nel caso di senatori e deputati e quant'altro, rispondono a questi signori, meriti nessuno qua,
che non hanno nessuna competenza, nessuna conoscenza, eppure sono i padroni di questi signori che abbiamo in Parlamento, di questi 150 fra senatori e deputati. E viceversa nell'associazione del Movimento 5 Stelle, che è composta da abbiamo Beppe Grillo noto, ma poi c'è suo nipote Enrico Grillo, che non si sa chi cazzo è e per quale motivo deve essere uno dei soci fondatori del Movimento 5 Stelle. È una cicala. Infatti anche lui è il commercialista di Grillo, che è Enrico Maria Nadasi, che non si sa manco lui a quale titolo deve comandare un movimento che è composto di persone, di soci, di sostenitori, ma anche di eletti e a livello parlamentare sia nazionale che internazionale, e quindi non si capisce a titolo di uno che maneggia il denaro, te lo no, dico ma io. No, questa è troppo bella, non l'ho messa in denuncia perché è veramente squallida, però è emblematica, mo ve la leggo, così anche chi ci segue, insomma, in tutte queste cose, quindi o è falso l'atto di cosiddetto codice etico, o è falso l'atto costitutivo del Movimento 5 Stelle, o sono falsi tutti e due. Allora, qua è troppo bello, no, questa è troppo bella, allora aspetta un attimo, dunque... Ah, ecco, punto, dunque articolo, dove cavolo sta, articolo 5, comma 1, 2, 3, 4, 5, no aspetta, 1, 2, comma 2, dice: l'associazione non ha fini di lucro e persegue i propri scopi grazie all'attività prestata volontariamente dai propri soci, ammazza che è marpione, no? Eventuali donazioni, elargizioni, erogazioni liberali, disposizioni testamentarie e contributi che dovessero essere effettuati in favore dell'associazione costituiranno un fondo autonomo di proprietà dell'associazione medesima. Aspetta, dulcis in fundo, la cui amministrazione e gestione competerà al presidente. Mi pare giusto. Ah, però. Oh cazzo! Oh cazzo de Buddha! Troppo forte questo! Come di Pietro, no? Che si era fatto. La duplice intestazione, per cui i soldi che arrivavano al partito in realtà arrivavano alla sua società privata con le sue comari. Esattamente come il signor Antonio Di Pietro, cosiddetto Tonino, il caro Tonino, mio ex compagno di scuola. Capito? Ecco, questa è la situazione, questa è la realtà dei fatti, cari signori grillini. Mandatelo a fanculo Beppe Grillo e Casaleggio, non avete bisogno di loro, sono loro che hanno bisogno di voi. Ho detto che devo concludere io, e tu hai fatto? Sì, ho finito. Allora, a conclusione di questa interessante denuncia che, come ripeto, ai nostri amici abbiamo presentato esattamente questa mattina. La terza, di una settimana. La terza, quindi sono le due, l'abbiamo presentata alle 10. Voglio concludere perché da tempo io mi ero ripromesso di leggere alcune parti di questo fondamentale testo degli anni 30, da cui si evince in maniera molto chiara che personaggi del livello di Gramsci l'avevano vista molto lunga. E leggiamo una parte, poi altre le leggeremo altre volte, ma questo qui è interessante, è intitolato Movimenti religiosi, è da vedere il movimento pancristiano e la sua organizzazione dipendente, Alleanza Mondiale per promuovere l'amicizia internazionale per mezzo delle chiese. Ma attenzione a questa frase, questa risale a qualche annetto fa, però quelli che parlano di globalizzazione e compagnia cantante devono tenere presente che ci sono stati questi precursori. Attenzione, quando noi parliamo sempre della Longa Manus, del Vaticano, delle chiese e quant'altro. Il movimento pancristiano, strano che non ne parlino più, è significativo per queste ragioni. Uno, perché le chiese protestanti tendono non solo a unirsi tra loro, ma ad acquistare attraverso l'unione una forza di proselitismo. Due,
delle chiese protestanti solo quelle americane e in minor grado quelli inglesi avevano una forza espansiva di proselitismo. Questa forza passa al movimento pancristiano, anche se esso è diretto da elementi europei continentali, specialmente norvegesi e tedeschi. 3. L'unionismo può arrestare la tendenza a scindersi sempre più delle chiese protestanti. 4. Gli ortodossi partecipano come centri dirigenti autocefali al movimento pancristiano. La Chiesa cattolica è molto turbata da questo movimento. La sua organizzazione massiccia e la sua centralizzazione e unicità di comando la ponevano in condizioni di vantaggio nell'opera lenta ma sicura di assorbimento di eretici e scismatici. Ricordiamoci bene, assorbimento. L'unione pancristiana turba il monopolio e fa trovare Roma dinanzi a un fronte unico. Da qui tutte le varie congregazioni e tutte le varie associazionismi che hanno in Italia l'epicentro ad Assisi, con la scusa di far dialogare le varie religioni, ma cuius regio eius religio, ricordiamocelo sempre. Sempre, e questo è il verbo che deve trapelare in tutto questo. Allora, queste cose qui risentono moltissimo di questa fase che poi che noi abbiamo conosciuto. La fase della distorsione di quello della massimo che ho detto io prima. Cioè questo è il massimo del tentativo di globalizzazione attraverso varie forme di... È la globalizzazione pancristiana, esatto. Le sue ideologie conseguenti, esatto. Tra cui il cattocomunismo. Esatto. D'altronde la Chiesa romana non può accettare di entrare nel movimento come uguale alle altre chiese e ciò favorisce la propaganda pancristiana. Uno vale uno, no? Appunto, che può riproverare a Roma di non però volere. C'è uno tipo il maiale che vale di più. Ah, sicuro. Il maiale vale di più. Ovviamente. Ciò favorisce la propaganda pancristiana che può riproverare a Roma di non volere l'unione di tutti i cristiani per i suoi interessi particolari, eccetera. Pancristianesimo e propaganda del protestantesimo nell'America meridionale, attenzione. Confrontare l'articolo il protestantesimo negli Stati Uniti, nell'America Latina, nella civiltà cattolica del 1 marzo, 15 marzo, 5 aprile 1930, studio molto interessante sulle tendenze espansionistiche dei protestanti nordamericani, sui metodi di organizzazione di questa espansione e sulla reazione cattolica. Qui abbiamo a che fare con tutte le altre operazioni che ne hanno seguito, cioè l'interesse dei finanzieri, degli economisti ebrei e quant'altro, perché è tutto strettamente collegato. È interessante notare che i cattolici trovano nei protestanti americani i soli concorrenti, lo sappiamo, per ragioni economiche e finanziarie, e spesso vittoriosi nel campo della propaganda mondiale, e ciò nonostante che negli Stati Uniti la religiosità sia molto poca, la maggioranza dei censiti professa di non aver religione. Le chiese protestanti europee non hanno espansività e non ne hanno minima. Altro fatto notevole è questo: dopo che le chiese protestanti sono andate sminuzzandosi, si assiste ora a tentativi di unificazione nel movimento pancristiano. Non dimenticare però l'esercito della salute di origine e organizzazione inglese. Della salvezza. Ho letto, della salute o della salvezza, noi chiamiamo salvezza, è tradotto. Sì, sì, allora, che volevo dire? Tutti questi movimenti, che erano già in maniera molto pertinente presenti con uno scopo chiaramente di globalizzazione, tutti questi movimenti ci ritroviamo pari pari oggi, perché dietro a tutte queste cose c'è sempre lo stesso zampino. Se noi andiamo a vedere che cosa c'è dietro al movimento grillino grillesco, lo zampino è lo stesso. Se noi andiamo a vedere che cos'è la cattocomunismo, il cattocomunismo è l'incontro tra queste due componenti della cristianità, cioè cattolicesimo e pancristiani, con il Partito Comunista fallimentare, che però ha ancora i propri uomini nei gangli più importanti della società italiana. Questo è il quadro generale, e non ci stupisce affatto che certi signori, come appunto
il movimento grillino, grillesco che dir si voglia, si muovono in un ambito di falsificazione giuridica, ma d'altronde ricordiamoci bene che la Chiesa è sempre è stata maestra dello Stato. È stata la maestra del barcamenarsi dentro la legge, la o nel gestirla, o nell'indicarla, nel sovvertirla. La negazione del giure significa negare il potere e il valore dello Stato, cosa invece noi facciamo il contrario, perché noi siamo sempre stati ghibellini. Che la Chiesa primordiale, quella del 280-300 dopo Cristo, aveva come scopo primario quella dello sciopero fiscale. Attaccavano l'impero e l'imperatore con l'aggressività del mancato finanziamento delle truppe, e quindi buona parte delle truppe non era possibile pagarla, e poi scoppiavano le controrivolte, come sappiamo, no? Elezione di un nuovo imperatore e così via. E quindi ecco, questo per dire che la Chiesa assume, a seconda delle opportunità politico e anche affaristico che ha sempre portato avanti, la gestione dello Stato direttamente o anche l'avversione allo Stato direttamente, come appunto, ed è questo il motivo scatenante. Furono costretti a scrivere, a inventare quella frase di Gesù Cristo, no? Date a Cesare, certo, perché diceva, certo. Se no, questi giubbotti erano. No, ma perché gli imperatori li perseguitavano poi, appunto, in quel periodo lì, non volevano pagare. Al 290 dopo Cristo, proprio perché non volevano pagare tasse, non perché erano cristiani, ma perché non volevano pagare tasse. Senti, quanto abbiamo rimasto? 21 minuti, abbiamo ancora registrato. Abbiamo registrato, quindi rimasti. Ecco. Allora, voglio finire, voglio finire un'altra cosa, perché quello deve servire per capire esattamente. No, ma mentre parliamo, tu fai una panoramica e descriviamo quello che siamo. Ma non si sente bene però. Sì, sì. Allora, qui siamo nell'atrio, nel giardino che è, diciamo, l'antingresso, diciamo così, del terme di Diocleziano, che stanno vicino fra Piazza delle Sedra e Piazza di Cinquecento, dove sta la stazione Termini a Roma. E qui appunto da qualche tempo hanno restaurato completamente il Museo Romano, dove all'interno del quale ci sono opere non di grandissimo pregio, ma di grande immagine e importanza per rappresentare la struttura in cui noi ci troviamo. Ricordiamoci qui, le terme di Diocleziano erano stese per circa 7 ettari, cioè 7.000 metri quadrati di un concentrato di arte, di munificenza, di architettura, di strutture per l'epoca avveniristiche, perché ricordiamoci che la sommità delle cupole che c'erano allora era attorno ai 35 metri d'altezza, quindi come palazzi di 10 piani in epoca imperiale, insomma, con capacità tecniche, dimostrazioni di capacità tecniche che al mondo non c'aveva uguali in quell'epoca. Ecco, questo per dire, insomma, che siamo in un diciamo simulacro sacro, direi, per quello che riguarda la cultura, la tecnologia, la conoscenza, l'arte, eccetera. Ecco, lascio la parola a Giorgio, che nel frattempo si è preparato. Allora, natura del concordato, molto importante, perché la gente non sa nulla. No, aspetta, bisogna dire che il concordato non è mai uno, ma sono tutti i vari concordati, sì, che sono stati fatti nel corso degli anni, che sono, non so esattamente, adesso non mi ricordo bene se sono 3 o 4. Compreso quello di Craxi. Compreso questo che hanno fatto 7-8 anni fa e nessuno ha detto niente. Quello craxiano. Non è mai uno solo, ce n'è uno per il pubblico, per gli abbocconi, come dicono a Roma, o i bocconi, e un altro invece per le cose serie. E lì quello ovviamente è occultato, segreto, criptato, eccetera, eccetera. Allora, è interessante perché conferma di quello che ha detto lui, lo leggiamo qui. Natura dei concordati. Nella sua lettera al Cardinal Gasparri del 30 maggio 1929, Pio XI scrive: anche nel concordato sono in presenza, se non due stati, certissimamente due sovranità pienamente tali. Attenzione. Assolutamente. Cioè pienamente perfette, ciascuna nel suo ordine necessariamente determinato dal rispettivo fine,
dove appena dopo soggiungere che la oggettiva dignità dei fini determina non meno oggettivamente e necessariamente l'assoluta superiorità della Chiesa. Attenzione, questo è il terreno della Chiesa, è il commento di Gramsci. Avendo accettato due strumenti distinti nello stabilire i rapporti tra Stato e Chiesa, il trattato e il concordato, si è accettato questo terreno necessariamente, il trattato determina questi rapporti tra due Stati, il concordato determina i rapporti tra due sovranità nello stesso Stato. Cioè si ammette che nello stesso Stato ci sono due sovranità uguali, poiché trattano a parità di condizioni, ognuna nel suo ordine. Quindi la Chiesa non ha mai rinunciato alla sua sovranità nei anche territoriale del territorio italiano, per intero, certo. Per intero. Certo. No, aspetta, mentre l'impero era quello che noi sappiamo con il massimo sviluppo, diciamo, attorno al Mediterraneo e nel Medio Oriente, oramai l'impero, nel senso di Francesco Saverio e dei Gesuiti, è il mondo, non è più solo l'impero romano. Vabbè, ma qui si tratta di sovranità sul territorio, sì. La Chiesa anche, è sovrana sul nostro territorio. Ma non solo quello, ecco perché in Cina non ci sono due chiese cattoliche, una controllata dallo Stato cinese e uno che diciamo appunto è abusiva, controllata dalla Chiesa cattolica. E del quale il cardinale fu messo in prigione, se certo, ti ricordi. Ma a ragion veduta i cinesi mica sono coglioni come noi. Hanno detto, vieni qui, vuoi insegnare, insegna pure, ma alle regole che ti ho detto io, non quelle che detta te a me. Concludiamo. Capito? Naturalmente anche la Chiesa sostiene che non c'è confusione di sovranità, ti immagini, ma perché sostiene che nello spirituale allo Stato non compete sovranità. E se lo Stato se l'arroga, commette usurpazione. Ma non è vero un cazzo, perché l'imperatore... Io voglio la sovranità l'imperatore spirituale, essendo... Era pontefice massimo. Ma infatti. Ma allora... Era lui che dettava anche la moralità, era lui che dettava noi siamo ghibellini, anche la misticità e la religiosità, eccetera, eccetera. Era lui il primo capo della Chiesa. Siccome noi siamo ghibellini, noi siamo da quell'altra parte. Certo. Allora, noi siamo per la sovranità dello Stato al di sopra. Al di sopra della sovranità della Chiesa, non pari e nemmeno sotto, ma al di sopra. Questa è la nostra sostanziale differenza. Anche la Chiesa sostiene inoltre che non ci può essere duplice sovranità nello stesso ordine di fini, ma appunto perché sostiene la distinzione dei fini e si dichiara unica sovrana nel terreno della spiritualità. E noi diciamo esattamente il contrario. Ne fa una proprietà privata. Esattamente. E noi diciamo esattamente la qualità non è dominabile, deve essere libera. No, la vogliamo noi, che rappresentiamo lo Stato e siamo ghibellini. Certo. Dopodiché, cari amici, arrivederci a presto, leggeremo un'altra volta. Sempre Solon. Attenzione, leggeremo un'altra interessantissima puntualizzazione di Gramsci in un susseguente capitolo intitolato così: Cattolici integrali, Gesuiti e modernisti. Ecco le tre porte fondamentali. Erano valide nel 1930 sì. E sono tuttora vigenti nel 2016. Un'interessante trinità da studiare. Esattamente, assieme a questi tre ce n'è aggiunta un'altra che è l'Opus. E abbiamo fatto quadrato. Sono quattro. Certo. Però l'Opus è un'affiliazione dei Gesuiti, ricordiamocelo bene. Il resto è tutto marginale, compreso comunione e liberazione. Abbiamo lo diamo sempre Priapo. Sempre, ma Priapo è all'interno primus di primus inter pares.